39 posti accreditati. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per essere qui alla presentazione di questa nuova innovativa struttura che si chiama Casa di Cura Villa San Mauro. Vi ringrazio tutti veramente di essere qui oggi, saluto in particolare il presidente Silvio Berlusconi, ci ha onorato di presentare la cosa. Grazie molto presidente, un calorosissimo, affettuoso saluto al Presidente della Regione Lombardia, onorevole Roberto Moroni, grazie al Presidente. Questo progetto mira a creare una delle realtà distintive nel settore sociosanitario e socioassistenziale in ambito regionale e nazionale. L'operazione è capitanata dal gruppo Bergamelli Costruzioni, quindi nella figura ringraziamo moltissimo Stefano Bergamelli, che è il presidente del gruppo, imprenditore illuminato con una sensibilità anche verso altri settori. Noi speriamo che questa iniziativa, come dicevano i latini, sappia comprendere. Comprendere per i latini significa entrare nei desideri della mente degli altri. Quali sono le esigenze del territorio? Il territorio deve avere certezza, la cura, la capacità di dare risposte immediate ai problemi di tutti i giorni. E quindi questa struttura, noi pensavamo di accogliere un RSA per queste persone che ormai stabilmente hanno bisogno. La riabilitazione, hai avuto un problema, hai avuto un'operazione, con la continuità assistenziale, ecco perché gli accordi, il sistema in rete o gli ospedali, ti garantiamo una qualità di servizio, la possibilità di rispondere velocemente a questa tua richiesta. Dopodiché abbiamo immaginato che ci sia necessità anche per gli ambulatori medici, abbattere queste liste, avere subito la persona che per i codici bianchi del pronto soccorso o per le piccole necessità ha una risposta tutti i giorni, dalle 8 alle 20, senza cercare altri posti. È un'attività che per il territorio di Pontida rappresenta un fiore all'occhiello, ma soprattutto rappresenta un'opportunità in termini lavorativi, perché parecchie persone troveranno lavoro in questa struttura. In questo momento è sicuramente un obiettivo di tutti i pubblici amministratori, parecchie persone della zona, parecchie persone di Pontida, e poi si potrà creare quella sinergia col territorio attraverso quelle azioni che ricordava il dottore, quindi avvicinare chi ne ha bisogno alla struttura, avvicinare la struttura a chi ne ha bisogno e magari non ha la possibilità di arrivare. La regione, la provincia, il comune, l'ASL, l'ARPA, tutti quelli che hanno in qualche modo avuto la necessità, l'opportunità e la voglia di metterci mano, hanno portato un contributo positivo, hanno portato un contributo in termini di tempi accelerati, non abbiamo perso tempo, tutti hanno lavorato nel raggiungimento dell'obiettivo. C'è qualcosa che è stato dimenticato, tutto questo splendore, questa grande capacità di fare sintesi, il pubblico che lavora col privato e il privato che lavora col pubblico. Siamo in Lombardia, ma siamo anche in provincia di Bergamo. Vorrei un applauso. Non dimentichiamoci questo, perché non è così normale, lo dovrebbe essere, ma non è così normale che quando c'è la bufera non si tirino i remi in barca, perché invece in provincia di Bergamo l'hanno dimostrato gli imprenditori, i tecnici, anche i politici e gli amministratori hanno rimesso i remi in mare per arrivare là dove c'è la salvezza, perché se non remiamo non ci si arriverà mai. Grazie a voi tutti. Volevo esprimere la mia soddisfazione per la realizzazione di quest'opera. Non è frutto del lavoro o solo del lavoro di questa giunta, ma noi abbiamo continuato il lavoro della giunta precedente di Roberto Formigoni, che in tempi rapidissimi ha preso in carico questa proposta, che ha portato in tempi lombardi, diciamo, a questa realizzazione. Fragilità e cronicità, il dopo di noi, ho sentito parlare una cosa di cui mi ero occupato dal ministro del welfare, sono cose di cui il pubblico si deve occupare, e noi Regione Lombardia abbiamo già preso subito una delle prime delibere
proprio a sostegno della famiglia e delle fragilità, abbiamo usato questo termine, mettendo a disposizione 50 milioni di euro per realizzare progetti finalizzati proprio a intervenire là dove ci sono delle fragilità, che poi determinano costi sociali, ma soprattutto disagio per le persone e per le famiglie. È davvero una consolazione vedere che in un momento di crisi, di spirale recessiva, diciamolo pure purtroppo di depressione dell'economia del nostro paese, ci siano ancora dei coraggiosi, metto Bergamelli in testa e tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa, che credano nel futuro, che perciò si impegnino e con questo impegno producano cose positive per gli altri. Il lavoro lo possono creare solo gli imprenditori. Quindi è solo sostenendo il coraggio degli imprenditori, una volta li chiamavamo capitani coraggiosi, adesso bisogna chiamarli veramente per quello che sono, degli eroi. Adesso facciamo un giro per cosa io possa scegliere come primo ospite della mia camera, anzi mi hanno detto che c'è addirittura una suite, sì, da stasera. Ormai anche gli spostamenti sono costosi in un momento di depressione, non facciamo altro. Adesso si inizia l'estate, la rottamazione è imminente, qualcuno come Grillo dice che sono una mummia, dice che mi si scioglie anche il, come si chiama, la maschera, il trucco, passami la mano, sono bello di natura così. Sono bello, devo dire grazie solo al papà e alla mamma. Io vado alla mamma. E ci inoltriamo quindi con grande interna ed esterna gioia a tagliare il nastro verso un'avventura imprenditoriale che porterà tanto bene a tanti italiani. Quindi Don Franco, procederei a benedire la struttura. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo.